Buongiorno, sono Chiara Panciroli dell'Università di Bologna, Dipartimento di Scienze dell'Educazione. Vi parlo di un nostro contesto educativo, formativo, iniziato con un progetto di ricerca nel 2009, promosso appunto dal nostro Dipartimento di Scienze dell'Educazione, che ovviamente adesso è diventato un ambiente, quindi una realizzazione in itinere, continuamente ovviamente aggiornata e rivisitata anche in diversi modi a seconda anche delle diverse aree che abbiamo così strutturato. Prima di così far scorrere alcune delle così aree di cui si costituisce questo ambiente virtuale ed educativo, e quindi una delle caratteristiche principali è quello di essere partite dal concetto di museo virtuale e aver scelto un nostro modello di museo virtuale. Questa scelta è stata sicuramente fatta inizialmente con un progetto di ricerca su tutte le realtà, e questa grazie a un contributo di una nostra collaboratrice che ha analizzato i musei virtuali nel mondo, quindi partendo dal modello italiano, il modello europeo e il modello americano. Questo ci ha permesso di fare uno studio abbastanza dettagliato per poi arrivare anche noi a scegliere quale modello. Noi siamo partiti ovviamente da una letteratura di riferimento di che cosa si intendeva museo virtuale. Museo virtuale nella concezione generale è una digitalizzazione di ovviamente risorse che vengono così rese disponibili per mezzo della multimedialità e della telematica. Questi sono un modello ovviamente legato a un concetto così basilare, fondamentale di museo virtuale. Allora noi ci siamo chiesti che cosa volevamo da questo museo virtuale, il nostro museo Officina dell'Educazione. Allora siamo andati avanti, abbiamo fatto anche un'analisi etimologica e il virtuale ci porta a dire che è essere in potenza. Allora la tecnologia ci dà la possibilità di mettere in potenza gli oggetti del mondo educativo, perché noi apparteniamo ovviamente a una cultura educativa nel nostro ambito di riferimento universitario. Poi diversi studiosi sono arrivati a dirci in ultima definizione che è una proiezione comunicativa a 360 gradi. Che cosa vuol dire? Vuol dire che ci dimentichiamo degli oggetti esposti perché vogliamo comunicare in modo ampio quello che gli oggetti potrebbero dire. Qui siamo nel campo della formazione. Ovviamente noi siamo una facoltà di scienze della formazione e questo era già qualcosa che si poteva avvicinare al nostro modello educativo. E allora noi che cosa siamo arrivati a dire? Siamo arrivati a dire che il nostro museo Officina dell'Educazione vorrebbe essere un luogo che raccoglie e che informa e che ricrea la cultura educativa. E questa è una sfida per noi, perché dobbiamo così raccogliere tutte le tecnologie, da quelle più tradizionali alle ultime applicazioni di cui hanno parlato anche i miei colleghi ieri e oggi, per dire mettiamo tutte le tecnologie a disposizione del nostro obiettivo, della nostra domanda che abbiamo in mente. Questo è sicuramente una gran fatica, è un gran lavoro per fare questo. E a chi ci rivolgiamo? Ci rivolgiamo innanzitutto alla nostra utenza, siamo una facoltà, quindi ai nostri studenti in formazione, ai nostri docenti che comunque devono essere i primi a mettere le risorse educative a disposizione degli studenti, ma non solo, agli insegnanti con cui sicuramente noi dialoghiamo perché il museo incontra la scuola come suo primo utente, quindi anche agli insegnanti di tutti gli ordini e poi a tutte le realtà museali. Quindi sicuramente diventa un contesto che nella nostra logica educativa deve diventare un luogo di relazione. Allora un primo criterio è scegliere un'identità. L'identità è quella che abbiamo appena detto. Trovare un luogo che diffonda e ricrea anche la cultura educativa. Come altro criterio, la relazione con tutti questi partner. E un terzo è quello della dilatazione. Non vogliamo solo fare delle scelte nostre, ma vogliamo chiedere ai nostri visitatori, ai nostri interlocutori, di mettere le loro conoscenze anche dentro a questo museo. E questo l'abbiamo predisposto con tutte le tecnologie possibili.
da quelle più semplici, quelle testuali video, fino a quelle più complesse che riguardano per noi il portare avanti una comunità di pratica. Adesso scorrerò un po' gli aspetti. La particolarità del nostro museo, il Museo dell'Educazione di Bologna, è il primo museo virtuale, nel senso che facciamo parte a livello mondiale di una commissione che è ICOM, che sono i musei dell'educazione. Questa commissione è espressione dell'UNESCO e viene, raccoglie tutte le realtà museali, mentre i nostri colleghi italiani hanno tutti un museo reale, quindi hanno un luogo fisico. Noi abbiamo fatto un'altra scelta. Avevamo dei fondi materiali, quindi oggetti, risorse, ma abbiamo scelto di parlare prima col virtuale. E quindi è la prima realtà nazionale che ha fatto questa scelta. Quindi quando noi ci incontriamo con le altre realtà, noi figuriamo come museo virtuale. Museo virtuale che però tende sempre al reale. Quindi per noi è davvero un aspetto interessante, perché è la virtualità, la tecnologia che ci porta poi invece a scoprire gli oggetti reali, i documenti, i nostri fondi materiali che ci hanno lasciato in eredità. Quindi questo è un primo aspetto. E un secondo aspetto di realtà non è legato solo agli oggetti, alle fonti, ai documenti che un museo va a proporre, ma è legato anche agli eventi di ricerca. Ovviamente siamo un luogo di ricerca e grazie a questo museo virtuale stiamo realizzando, a novembre realizziamo il terzo convegno di ricerca che richiama tutti degli esperti nazionali e internazionali sui temi dell'educazione. Quindi per noi la tecnologia è stata davvero un mettere in potenza degli elementi, dei beni materiali, ma anche un secondo obiettivo che è quello della ricerca, e questo per noi è molto interessante. La terza obiettivo e particolarità è quello di mettere, invece di riuscire a documentare, il grande patrimonio che le scuole e i musei ci propongono rispetto alle esperienze educative che vanno realizzando. Faccio scorrere, vediamo un po', qui. Vediamo un po'. Quindi noi abbiamo il nostro contesto virtuale tecnologico si fonda su due discipline specifiche che sono la museologia e la tecnologia. Quindi è di natura disciplinare e come definizione è questo spazio per conoscere, interpretare e condividere le testimonianze materiali e immateriali espressione della cultura educativa. Le nostre scienze e quindi i nostri oggetti, le nostre fonti materiali e immateriali, questo in particolare ci hanno aiutato la letteratura di riferimento a così valorizzare ancora di più il fatto che ci sono anche delle fonti che sono immateriali e quindi che hanno bisogno per forza del supporto della tecnologia. Si tende, ecco questo lo vorrei un attimo così puntualizzare, se le fonti materiali sono ovviamente oggetti, risorse, opere che si possono ovviamente toccare, vedere in qualche modo riproporre con la tecnologia, l'immateriale ha bisogno di suo della tecnologia, perché sono tutto quello che è sonoro, quello che è immagine, che quindi ha bisogno di un supporto tecnologico, di una macchina fotografica ad esempio, di un mezzo comunque di una strumentazione musicale per essere bene o male riproposto. Quindi ancora di più il museo in questo senso con i beni materiali ci richiede per forza la tecnologia, quindi non è neanche volerla spingere dentro a tutti i costi, ma invece è richiedere alla tecnologia un supporto fondamentale. Ci tenevo a dire che abbiamo voluto dare forza al nostro concetto, alla nostra identità di museo, così come ve l'ho sintetizzata, mettendo questo altro termine di officina. Per noi l'officina voleva dire essere un luogo in trasformazione continua, quindi anche quando vi collegherete a questo luogo di cui vi darò i riferimenti, è pensare a un luogo che è continuamente in evoluzione, perché tutti quelli che contribuiscono comunque lo fanno continuamente, e questo è un primo aspetto. È uno spazio attrezzato perché comunque ci sono delle tecnologie attivate che vanno comunque attivate, quindi è stato tutto questo lavoro di progettazione e di studio che c'è stato in questi anni, e anche un modo di una metodologia di lavoro. Ecco, questo ambiente è un ambiente complesso in questo senso perché tiene in considerazione tutte queste categorie che abbiamo detto. Ecco, così si presenta il sito. Questo luogo dove abbiamo queste tre aree che adesso andiamo a analizzare meglio, che sono questa
area informativa, così si presenta, come sintetizzato l'obiettivo, e di fianco a scorrere c'è tutta questa parte di studio e di ricerca che vi ho detto. E quindi, ad esempio, alla voce Musei dell'Educazione nel Mondo ci sono le migliori pratiche di musei virtuali di tutto il mondo. Ne abbiamo selezionate 10, dove facciamo vedere il sito di riferimento e quindi questi altri 10 modelli che abbiamo analizzato e studiato. Poi inoltre ci sono tutta la parte, questo ci identifica come istituto di ricerca, perché l'università ha questo obiettivo, la parte bibliografica che viene continuamente aggiornata per così permettere anche uno studio di riferimento importante. Questa è l'area centrale, perché un museo comunque si identifica per il fatto che ha dei beni materiali, immateriali, ed è l'area esplorativa. Attualmente, grazie ai nostri colleghi esperti di questi ambiti, abbiamo allestito 3 sale: la sala dell'arte, la sala della scuola e la sala della letteratura dell'infanzia, che per noi sono 3 ambiti disciplinari all'interno di scienze della formazione. E cliccando ovviamente su queste immagini non c'era la possibilità, ecco, così giustamente, di poter fare un collegamento diretto. Ovviamente questo un po' ne esce mortificato, il fatto di poterlo vedere, ma poi c'è il riferimento ed è visitabile, quindi non ci sono, quello che comunque ho messo nella mia presentazione, ecco, questo ad esempio è un esempio di una sala dell'arte dove abbiamo trattato sia dei maestri che hanno creato un modello artistico educativo e sia gli artisti che hanno riproposto dei temi educativi. Ad esempio, ecco, sempre andando a seguire, abbiamo ad esempio in quest'area dedicata ai maestri che hanno riproposto dei concetti educativi, degli elementi educativi, c'è questa immagine, sotto vedete c'è una galleria che scorre con altri autori di riferimento che seguono il nostro percorso di analisi, e all'interno ancora poi c'è una scheda che supporta questo approfondimento, quindi è stato creato tutto ovviamente da esperti in questo ambito, e c'è la possibilità poi di andare al sito di riferimento dove è contenuta quest'opera, ad esempio c'è ulteriori approfondimenti, oppure, e questo è dedicato alle scuole, ad esempio, c'è la possibilità, oltre di proporre un'opera d'arte, con, in questo caso in questa sala, la possibilità di vedere dei percorsi didattici realizzati dalle scuole rispetto a quest'opera. Quindi abbiamo sempre portato avanti tutti i nostri interlocutori, e quindi è sicuramente un progetto per noi molto impegnativo, ecco, perché tiene conto di tutti questi interlocutori, che non solo i nostri studenti in formazione. Ai nostri studenti che cosa serve questo percorso? Noi abbiamo un profilo professionale che è quello dell'educatore sociale e culturale, e quindi ovviamente sono anche quelli i futuri studenti che lavoreranno dentro agli ambienti di cultura, musei, biblioteche, ludoteche, via dicendo. Quindi sono tutti ovviamente questi dei contenuti che per loro rientrano anche nei loro curricoli universitari e quindi nei loro curricoli di formazione universitaria. Poi ancora qui ci sono dei percorsi realizzati già nelle scuole, qui c'è un esempio sulla base di opere d'arte, di parte di così, sono state poi riproposte delle attività didattiche a scuola, in questo senso, quello che vi dicevo prima. Ecco, poi l'ultima area, che è un'altra area per noi molto importante, è quella della condivisione. L'area della condivisione per noi tiene conto di due metodologie, anche possibilità di incontro, che sono: una, la comunità di pratica, e questo tiene anche, raccoglie così l'evoluzione tecnologica delle comunità di pratica, nel senso che cosa ci dice? Ci vuole far incontrare tutti gli esperti delle realtà museali, universitarie, che si incontrano in questa realtà e per mezzo di una tecnologia di wiki cercano di andare a sviscerare, a discutere su dei temi fondamentali per ovviamente la cultura educativa, e questo è un primo aspetto. La comunità di pratica è offerta invece agli studenti in formazione per mezzo della tecnologia del blog, dove noi, in relazione a un convegno dedicato agli studenti con l'IBC, che è l'Istituto dei Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna, abbiamo lì in presenza lanciato un blog agli studenti, dove loro adesso stanno continuando a mandare le loro sollecitazioni, e questo porterà invece da adesso in poi a realizzare con questi studenti un progetto invece di fattibilità dedicato proprio ai beni culturali, appunto intitolato Io amo i beni culturali.
culturali, e questo è quello che è partito da un blog, quindi per noi è anche vedere la ricaduta pratica e formativa di questi luoghi tecnologici. Un'ultima area, e questo mi rivolgo in particolare agli insegnanti e alla scuola, è dedicata a una repository dove vengono ovviamente, e qui sono a concludere, questa è la comunità di pratica degli esperti, questi sono i nostri contatti, questo è il blog dedicato agli studenti e questa è la scheda di catalogazione. Su questa scheda di catalogazione è stato un altro lavoro di ricerca molto impegnativo, perché ha cercato ovviamente di prendere dei piani per identificare catalogare i progetti didattici sia che propongono i musei sia che propongono le scuole, quindi con questa doppia proposta che va dalla scuola al museo, dal museo alla scuola, e quindi qui abbiamo così messo in rete queste schede che permettono alle scuole, ai musei ovviamente, di fare le loro proposte, con ovviamente corredate da immagini, e tutto questo ovviamente è corredato anche da tecnologie di tipo di animazione, quindi filmati, video e così. Però oggi ovviamente vi chiederei di visitare sicuramente il sito, che è www.mode.unibo.it. Grazie. Ringraziamo Chiara Panciroli per l'esperienza che ha descritto, anche per quello che sembra essere un grosso lavoro che ha coinvolto tutte le scuole, gli studenti e i docenti in questo ambito dei beni culturali. Ci sono domande su questa esperienza? In fondo. Sì, scusate, prima non mi sono presentato, mi chiamo Giuseppe Boccoli, sono di Nokia SMS Network, quindi non c'entro niente con l'università. Ho visto, cioè si vede qua che c'è un grandissimo lavoro dietro, e la mia domanda era se avete pensato, non tanto per i contenuti che ci sono, ma per la struttura con cui è fatto questo sito, se avete pensato alla possibilità di riutilizzare una simile struttura per applicazioni diverse da quelle che sono questa sorta di museo, se c'è stato qualche riflessione su come riutilizzarlo in altri ambiti. Sì, ma noi all'interno del nostro no, perché anzi piuttosto abbiamo cercato di studiare altri contesti magari di natura più tecnologica per poter usufruire noi dentro al museo. Questo no, perché poi in realtà per noi è abbastanza un luogo di collegamento con tutte le nostre discipline, perché in teoria, così a scorrere, prima ho fatto riferimento alla pedagogia, alla psicologia, all'antropologia, alla sociologia. Quindi per noi dentro ogni sala, sia in modo più espositivo ma anche in modo alternativo come laboratorio, dovrebbero poter rientrare diverse possibilità ovviamente nostre, legate ovviamente al nostro ambito universitario. Quindi per noi dentro a questo luogo, con diverse applicazioni, potremmo far rientrare davvero quasi tutte le nostre discipline. Però volentieri invece ascolto anche delle vostre sollecitazioni come potremmo trasferirlo in altro ambiente. No, per ora noi siamo talmente dentro a questo ambiente e stiamo cercando di riunire in questo ambiente tutte le discipline, quindi di trovarlo e di proporlo come davvero ambiente transdisciplinare, quindi come qualcosa di nuovo rispetto alla disciplina.